Eppure deve esistere una calligrafia delle passioni, un segno morbido, una coda della croma che scende di troppo, uno svolazzo di pausa, quella che vale un quarto, quella pressione più forte del pennino, quasi un graffio, un oltraggio a quella carta spessa, lanosa che un tempo si usava per scrivere musica. Si deve pur trovare un barlume di esitazione, la follia di un presto con fuoco, il restringersi dell'inchiostro in quel breve spazio della pagina come volesse comprimere il tempo, farlo stare tutto tra quelle righe esitanti e quegli spazi irregolari. Cascate di note le chiamano, gocce d'acqua qualche volta. C'è persino un suo preludio, di Frédéric Chopin intendo, che ha questo nome. I nomi che vennero dati dopo, emozionali, descrittivi, talvolta deleteri, a significare la musica come qualcosa d'altro. Grande sbandamento di chi venne dopo i romantici e volle che la natura, l'analogia, entrasse tra quei segni e li guidasse quasi fossero cristalli d'argento d'un daguerrotipo. Neppure il ricordo di quell'albero di fronte alla sua finestra nella casa di campagna di Noah deve essere servito a cambiare quei segni incerti, malati, stanchi che ho di fronte a me. Certo sublimi, geniali, minati però dalla fatica, dalla sensazione di non farcela. Altro sono le gocce d'acqua, altro le pianure polacche, altro ancora i versi del poeta Mickiewicz che guidarono le ballate. Si diceva che scrisse le quattro ballate ispirato da quei versi, eppure di quei versi nulla rimane, cancellati, rimane la musica, e sarebbe un'offesa accomunarla a qualunque cosa. Vorrei che fosse lasciata in pace. No. Leggende di vecchi insegnanti, abituati alla vita, alla similitudine piuttosto che alla musica, a paragonare l'accordo di Do maggiore piuttosto che ascoltarlo per davvero. Qui di fronte a me vedo solo un pianoforte, un sistema di leve sofisticato, con tasti bianchi e neri che si riflettono sull'interno del coperchio, dove in caratteri oro c'è scritto Steinway & Sons. Di fronte a me non ci sono gocce d'acqua, ma tutto quanto sono stato costretto. Sì, costretto a imparare in anni di studio, imparare a conoscere la meccanica di uno strumento, perché sono quelle leve a garantirmi che ogni cosa funzionerà, che le mie dita assolveranno al loro onesto lavoro. È lì che parte la suggestione, lì dentro, tra i feltri e piccole cinghie di cuoio, tra smorzatori e corde avvitate intorno a perni d'acciaio. Le chiamo così. E non si chiamano così. Con il mio accordatore si parla in un altro modo. E oggi, sul finire di questo secolo, non ci capirebbero che in pochi, pochissimi forse. Da qualche giorno sono convinto che sul terzo fa qualcosa non funziona. Forse è la leva del doppio scappamento, ma l'accordatore mi ha detto che si tratta del rullino, il punto di contatto tra il montante e il martelletto. Siamo rimasti in una posizione di stallo. Forse ha ragione il mio accordatore. Intanto il mio pianoforte ha un fa che non suona come dovrebbe. Si sente un fruscio impercettibile, come un retrogusto acidognolo di un rosso d'annata, di un barbaresco che vuol darsi importanza. E così quel fa della tastiera mi lascia nell'orecchio lo strofinio del feltro, del panno, o forse un tassellino di legno dolce. A pensarci bene, credo che dipenda un po' dal mio orecchio, più ossessivo del solito in questo periodo e persino incerto. Sento tutto, ogni possibile imperfezione del mio pianoforte. Ormai ne suono solo uno, il modello CD 318, uno Steinway, naturalmente costruito nel 1938. Gli altri sei sono chiusi. Eppure non so decidere quali riesco a tollerare e quali invece no, anche se per tanti anni ho creduto di saperlo. Ora che incido poco, direi pochissimo, vivo qui chiuso in una villa che nulla ha di arioso, che se potesse non guarderebbe neppure questo prato all'inglese, che il giardiniere si ostina a tenere in perfetto ordine. Questa villa in cemento grigio, a un solo piano, circondata da mura alte e poco attraenti, che mi sono fatto costruire in ostilità a Leon Battista Alberti e alle divine proporzioni di tutti gli architetti, perché mi portasse a dimenticare quelle che si vogliono giuste e ammirate, diversa da ogni casetta di montagna che si può vedere da queste parti, lontana da qualunque città e vicina solo a un bosco di abeti. Fitto, umido e disordinato, senza panorami, a meno di non cercarli. Qui si parla tedesco e si vive isolati, anche se si è quasi al centro dell'Europa. Qui si respira un odore di clinica, asettico e ben educato. Pochi mi conoscono, pochi meno hanno voglia di chiamarmi maestro, anche perché io non rispondo, sfioro la maleducazione. Lascio correre e cancello dalla memoria i sorrisi che mi porge la gente di qui.
tutt'altro che semplice, tutt'altro che povera. Da queste parti ogni cosa funziona come dovrebbe. Non è un esilio, non è un eremo, non è una fuga. La natura da queste parti non separa, non isola, integra. Vanta cavi sotterranei che portano informazioni in ogni parte del mondo, strade perfette che conducono ovunque. Anche a Parigi, dove ho vissuto inutilmente per troppi anni, convinto che la vicinanza ispiri, mentre l'unica fonte di ispirazione è l'ossessione, la paura del distacco, la lontananza, il non poter capire. È da qui che comincio a comprendere, da un luogo altro, distante nello spazio, ma prima ancora nello spirito. Da queste parti il romanticismo è arrivato in una forma frusta, come una malattia subdola e un po' fastidiosa da cui si guarisce senza tanti clamori. E poi qui, i pianisti, non ce ne sono, e pochi si può dire ne siano nati. A parte Alfred Cortot, naturalmente, veloce e ginnico, imperfetto ma entusiasmante, come Rubinstein d'altronde. Arthur si intende, capace di suonare la ballata in fa minore in quel modo che i volgari definirebbero frizzante, a me fa sorridere, perché ogni volta che si sedeva al pianoforte sembrava lui l'autore, lui l'unico quasi potesse ripetere il prodigio di suonarla di fronte a Madame de Baron Nathaniel de Rothschild. Soltanto che Rubinstein era massiccio, forte, potente, e Chopin esile, tisico, per non dire di Cortot, che sembrava un bon vivant, dalle dita fuggevoli, un po' Proust, un po' Debussy. Eppure deve esistere una calligrafia delle passioni. Ma se c'è, questa volta pensavo, anch'io ne sono responsabile. Colpa di una storia oscura e segreta che mi ha messo nelle mani un manoscritto che credevo non esistesse, se non nelle prime pagine, che sono poi quelle che meno mi interessano. Perché il problema non è in quell'andante con moto. Quello si sa come va suonato, anche se Rubinstein lo fa quasi con la fretta di chi ripone in un cassetto un pacchettino, qualcosa che cerca di nascondere. No, non ce l'ho con Rubinstein, non più oggi. Ma quando ero ragazzo, tutti si chiedevano se sarei diventato come lui. E io, a far dispetto al mondo, al mio di mondo, e a sfiorare tasti come fossi Maurice Ravel, l'orologiaio, a calcare su quegli accordi che sembravano impossibili, almeno sulla carta, aggrovigliati al pentagramma come piante tropicali rampicanti, che però creavano un effetto musicale decisamente opposto, freddo, vago, esitante, indisponente. E poi la notte, in fondo alla casa, nella parte vicina al biliardo, correvo al pianoforte verticale, quello che usava mamma per gli esercizi dello Czerny, dai tasti irregolari macchiati di caffè, che mescolato con l'avorio prendeva tonalità e colori che saprei riconoscere ma non descrivere, e senza farmi sentire, usando il pedale della sordina, suonavo la fantasia improvviso. Sublime pasticcio romantico senza capo né coda pubblicato postumo e per questo rimasto forse senza vita. E lì la mia mano destra, ancora incerta per l'età e la febbre di notti insonni a pensare alle donne che frequentavano la mia casa, giovani e adulte, e che mi sfioravano con le scuse più diverse, rallentava fino a diventare imprecisa e annebbiata, come le gambe muscolose ma stanche di un corridore. Dovevo essere davvero bambino allora. Oggi i miei baffi sono quasi bianchi, i capelli pettinati indietro diventano sempre più radi e le febbri hanno lasciato il posto a una parvenza di spirito meditativo. Perché nulla hai più da fare e assai poco da suonare. Mi sono guardato allo specchio in questi ultimi anni, pochissime volte, per non accorgermi che mi infiacchivo. Non invecchiavo, è troppo poco. Sarebbe esagerato dire che mi ammalavo. Specchio, si fa per dire. Qui di specchi quasi non ce ne sono, eccetto quelli dei bagni, spartani e un po' scomodi come si conviene a un uomo che era destinato alla carriera militare. Il più delle volte mi sono specchiato sul coperchio del pianoforte, dividendo il mio volto con la scritta d'oro dello Steinway, che cancellava sovrapponendosi il bianco dei miei baffi. L'ho fatto quasi con civetteria, come se quel legno soltanto, opportunamente lucidato, potesse restituirmi la mia immagine vera, l'unica possibile. Mi piace questa idea. Ho pensato di riportarla in qualche modo nella mia autobiografia che forse non scriverò mai, anche se il mio editore svizzero mi ha già versato una parte di anticipo e si impegna a venderla all'intero mondo. Tutti pronti a tradurre le memorie di uno che ha passato buona parte della vita a suonare il pianoforte e quel che rimaneva a pensare perché non avrebbe potuto farlo meglio, a meditare sulle note da migliorare. Come potrei mai scrivere una cosa del genere?
Nel 1935 mi sono diplomato, avevo 15 anni. Ero come quelle ragazzine che fanno lavoro troppo presto, quando ancora non sono donne. E per tutta la vita guardano gli uomini con espressione lasciva, perché il sesso le ha imprigionate per sempre e impedisce loro di pensare ad altro. E spesso ti seducono, e quando lo fanno ti legano in una passione soffocata, guardandoti fino alla fine con le iridi spalancate come se volessero dai tuoi occhi una risposta per la loro ossessione. Come se da te sperassero inutilmente di essere liberate da una prigionia che li attrae. Bene. Bene, io sono così. Il mio pianoforte mi ha cambiato la vita perché mi ha sorpreso giovane quando i miei muscoli erano quelli di un bambino. Le mani sottili, fragili, perse in una tastiera che il mio sguardo quasi non riusciva ad abbracciare per intero. Il pianoforte ha svelato come un crudele maieuta quelle parti di me che gli altri chiamano talento straordinario o persino genio, e di cui io non avevo coscienza ma solo emozione nell'ascoltare me stesso, al punto di sentire i brividi salire dalle braccia fino alle tempie e alla nuca, quasi fosse una sapiente carezza. Emozione e compiacimento nel vedere che progredivo per una forza interna che mi impauriva e che doveva impaurire mia madre, mio primo maestro di pianoforte, e il crudele maieuta, quello Steinway Sons tedesco dei primi anni del secolo, ha mostrato a tutti il mio innegabile talento, quando ancora io non ero nelle condizioni di farlo e me ne vergognavo. E mi ha turbato sentire me stesso quattordicenne studiare il quarto concerto in sol minore di Rachmaninoff, senza alcuno sforzo, come se il mondo, non solo la tastiera, ubbidisse ai miei capricci adolescenziali. Oggi i miei capricci sono oggetto di biografie, di trattati. Non lo sopporto e cerco di isolarmi per quanto posso. Eppure non sono un eccentrico. I critici musicali amano alimentare leggende e raccontano che ho un pessimo carattere. Non è vero. Amo stare per conto mio e non torno indietro nelle mie decisioni. Basta tutto questo per fare parlare di sé come di un bizzarro signore? Non so, certo no, ma non importa, perché i giornali preferisco non leggerli. E dunque non mi occupo di quelli che vorrebbero occuparsi di me. Diceva Proust, quel che io rimprovero ai giornali è di farci prestare attenzione ogni giorno a cose insignificanti, mentre non leggiamo che 3 o 4 volte in tutta la vita i libri dove ci sono cose essenziali. Tra questi libri io potrei mettere anche un paio di partiture, come fossero dei testi da leggersi. L'altro giorno ho incontrato poco distante da qui Vladimir Ashkenazy. Non lo conosco. Solo dopo mi hanno detto chi era. Passeggiavo tra gli abeti, cercando di non guardare il panorama. Lui mi è venuto incontro, quasi correndo, felice. Sembrava un ragazzino sereno nel suo essere scoordinato, con le braccia che si muovevano per conto proprio. Era vestito di nero, un paio di pantaloni sportivi e un dolce vita che rendevano ancora più evidente il pallore del volto e il bianco dei capelli. Pare mi abbia detto qualcosa del tipo «Maestro, sono un suo grande ammiratore». Non lo so. È che un uomo che sorride con i capelli lunghi, bianchi e mi corre incontro mi fa paura e così mi sono ritratto come un riccio. Non l'ho sentito e non gli ho risposto. Alcuni amici mi dicono «Peccato, avreste avuto molto da dirvi». Può essere, ma non frequento più le sale da concerto e non posseggo riproduttori di suono molto sofisticati. Talvolta fingo perfino di non sapere cosa sia un compact disc, anche se alcuni miei vecchi dischi sono stati stampati in quel materiale. Mi sembrano tutti fanatici, dunque ridicoli. Io che passo le mie giornate a leggere la musica, senza strumento, come fosse un romanzo di Tolstoi, sentendomi addosso le note che mi rimbalzano sullo sterno come se fossero biglie d'acciaio. Avrei comprato tutti i manoscritti del mondo per non dover leggere sempre note a stampa, belle, uguali, perfette. E invece niente, quelle vere sono da sempre nei musei, per non essere lette da nessuno, né tantomeno da me, che ormai so riconoscere ogni misterioso tremolio, ogni esitazione, e la immagino, e trasformo in suono tutto questo. Altro che Cortò. Con quello sguardo obliquo e la palpebra socchiusa, altro che Rubinstein, forte come un contadino polacco, capace di bere e poi suonare magnificamente. Per non dire di Claudio Arrau, lo incontrai 3 sole volte, la prima nel 49, a Berlino, l'ultima poco prima che morisse, monaco di Baviera, una città che cominciò ad amare e a preferire ad Amburgo. Doveva essere dicembre perché si portavano guanti imbottiti. Era freddo, molto. Quando entrò in sala e si sedette al pianoforte, capii che non avrei resistito a lungo e infatti dopo poco me ne andai. Non sopportavo.
quel suo modo immobile di gestire la tastiera, quel virtuosismo che veniva dal cervello senza il bisogno della forza delle braccia, quelle mani placide e veloci che non scattavano. Mi sembrava tutto contro natura. Il meraviglioso suono che usciva dal suo gran coda mal si addiceva a quel viso elegante di possidente terriero latinoamericano, anche se con Arrau si parlava tedesco e conosceva meglio Berlino di Santiago del Cile. Dovevo ammetterlo. In lui c'era il talento totale, assoluto. Non suonava soltanto bene, percepivi che tutto capiva, tutto interpretava. Ti guardava senza metterti in difficoltà, con cortesia, e con cortesia ti contraddiceva mostrando sicurezza. No, non aveva niente di affettato il suo modo di suonare. Era più che altro un mistero. Un pianista dell'interno, del cervelletto, dell'ipofisi. Ti aspettavi che prima o poi le mani sarebbero scomparse e lui, con il pensiero, avrebbe continuato a suonare e che il pianoforte rivelasse un'anima, scacciando via ogni trionfo meccanico, liberando le corde da quella tensione impossibile. 10 tonnellate deve reggere il telaio dello strumento. Ricordo una sera lontana, la seconda volta che ci incontrammo, nel 1966 a Ginevra. Io tenevo un concerto, solo Mozart e Brahms. Lui venne e ne fu turbato. Si aspettava un programma di sala con Chopin, con Debussy, con Mozart. Mi disse che suonavo il rondò in la minore in modo curioso, di più misterioso. Poi, non so come, si cominciò a parlare dei preludi di Chopin. Mi chiedeva perché non li avessi ancora incisi e perché figurassero così raramente nei miei programmi, nei miei concerti. Un pianista della sua profondità potrebbe raccontare molto di quest'opera, disse. Credo che sia il momento più alto, più drammatico di Chopin. Andrebbero suonati tutti insieme, uno di seguito all'altro, senza interruzioni. Forse non mi darà ragione, ma con i preludi si può dire molto della personalità di un pianista. Risposi che preferivo le ballate e lui mi fissò compiaciuto. Poi, dopo aver sorseggiato un bicchiere d'acqua minerale, mi sorprese con una domanda. Lei le ballate. Io invece amo alcuni notturni. Sa quale? Forse non se lo aspetterebbe mai, quello dell'Opera 37 in Sol. Ma non le dirò il perché. Preferirei che lo scoprisse da solo ascoltandolo. E subito dopo aggiunse, credo che la sua ballata preferita sia la quarta in fa minore. E questa volta le dirò il perché. Per ora è quella che suona peggio. Lo guardai smarrito. Forse fu la prima e l'ultima volta che mi smarrii nelle parole di un pianista. Credevo di essere un pianista diverso, che suonava note come fossero biglie, biglie d'acciaio che rimbalzano sullo sterno. Probabilmente mi sbagliavo. Oggi tutto mi è molto più chiaro perché ho di fronte il manoscritto dai bordi smangiati, polveroso e sbiadito come si vuole di ogni vecchia carta ritrovata. Ci vuole pazienza con Chopin, troppa pazienza. C'è chi è diventato pazzo e chi, come me, finge soltanto. Perché in questo mondo, 5 anni dal 2000, i pianisti o sono folli o non sono. E io non posso raccontare al mondo che non sono. A meno che non riveli ciò che ho qui davanti, quelle 2 pagine diverse che nessuno poteva immaginare. Mi viene in mente quando suonai l'ultima volta in concerto la quarta ballata, si era a Salisburgo nel 1975, un concerto che fu trasmesso in diretta alla radio. La solita folla, il solito evento, ma avevo male alla gola e mi sentivo stanco. Studiai il programma fino ai dettagli. Liszt, Debussy, Mozart, una toccata di Bach, alla fine Chopin. Avrei dovuto suonarlo come bis per chiudere il concerto, e invece cominciai da lì, quasi a temere di non farcela fino alla fine. La mia musica iniziò come un girotondo ostinato. Suonavo su un Bösendorfer imperiale, un pianoforte senza le morbidezze degli Steinway, perfetto per Mozart e Bach, eccitante per Liszt, ma controindicato per Debussy e naturalmente Friedrich Chopin. Era uno strumento che, come dire, faceva sentire l'acciaio delle corde, alcune lunghe quasi 3 metri. E allora, già alle prime 2 battute, sentivo che c'era un errore, che stavo sbagliando qualcosa. Lo sentivo io, si intende. Nessuno del pubblico avrebbe potuto immaginare che quell'inizio in do maggiore portava con sé una sensazione di perdita, meglio, di inadeguatezza. Sentivo il suono svilupparsi per tutta la lunghezza della corda e da lì arrivare in sala e capivo che non avevo scelta, che avrei suonato con una meravigliosa precisione e al tempo stesso che non sapevo che farmene di quella precisione. Lo ricordo, fu Isaac Stern che
che suona il violino come fosse uno strumento inventato dai romantici e potrebbe far vibrare di vita perfino il deserto del Negev, a farmi capire veramente quanto sia diverso impugnare un archetto e maneggiare le corde con la forza delle mani, delle dita, delle braccia. Noi pianisti siamo separati dal suono, non abbiamo ance che vibrano, corde che segnano i polpastrelli, ma leve e tasti rigidi, piacevoli al tatto, spesso in avorio. Solo noi siamo separati dalla musica, non aderiamo con il corpo e ogni sol, ogni do, re, fa diesis, avrà sempre lo stesso suono, più forte, più leggero, impercettibile, aumentato dal pedale di risonanza, reso diverso da quello tonale, ma sempre quel timbro verrà fuori e nulla di più. Sembrerà strano, ma quel giorno a Salisburgo ho pensato a tutto questo in pochi attimi e ho avuto voglia di aggredire il pianoforte, di togliergli quel privilegio. Ho avuto il desiderio di chiedere ad alta voce che le note aderissero alle mie emozioni con maggior forza. In una parola, ho sentito la musica lontana da me, come se lo comandassi a distanza, come se avessi tra le mani solo il filo di un mirabile aquilone e non l'aquilone stesso. La musica deve viaggiare da sola, come i romanzi, eppure quell'inizio in do maggiore crea il primo equivoco vero della ballata. Lo so che è un do maggiore presago di altro e inganna l'ascoltatore facendogli credere che tutta la ballata sia in questa tonalità, dunque lineare, affatto ambigua, sorprendente per uno Chopin che nel periodo in cui scrisse queste pagine era davvero tormentato. Note aperte, legate, eppure libere, come dire, panorami senza scorci, visti a grand'angolo. La musica è matematica e la matematica è un'opinione. Solo gli sciocchi credono che sia indiscutibile come fosse aritmetica. 7 battute 7. Ne sentivo quella sera, non tanto come fossero note di passaggio, semmai come note divaganti, come raccogliere le idee. Volevo sfrangiarle, quasi interromperle in modo impercettibile. E invece la musica colta, che altri chiamano ridicolmente classica, è oggi un museo dell'interpretazione monumentale di regole e canoni, fredde rigidità, che ti obbligano a suonare quelle note in quel modo. E più la partitura si fa precisa, più sembra che il compositore, a voler fissare ogni cosa sulla carta, possa dare un'impressione netta e decisa della sua opera. Ormai si sa, gli abbozzi contano meno, sono il risultato di pensieri minori, incompleti dell'artista. Solo ciò che è segnato e fino ai minimi dettagli vale e conta, in qualche modo, è. L'incompletezza non si addice ai compositori. Per questo il Novecento si dissolve in mille rivoli di note libere, disegnate, da inventare e percorrere partendo da punti sempre diversi, fatto di pentagrammi circolari e non so che altre diavolerie ancora. Il Novecento è stato l'esplosione liberatoria, uccidere la partitura scolpita nella sua perfezione formale. Un deicidio, per intendersi. Ma devo tornare alla ballata. Dopo le prime 7 battute comincia il tema, in fa minore, tonalità vera della ballata. E si chiarisce l'equivoco tonale. Ora Chopin comincia a raccontare, senza divagare. Una notazione dice a mezza voce. In italiano, la mia lingua, anche se mi accade sempre più raramente di parlare e pensare in italiano. Persino nei sogni prediligo il francese. E quelli che faccio in italiano sono quasi sempre sogni antichi, lontani nel tempo, dove non suono mai il pianoforte, come se il mio strumento e il francese fossero uniti da un legame misterioso. Eppure, quando mi soffermo sulle annotazioni in italiano delle partiture, ho quasi un moto di rabbia e malinconia. Sembra un italiano ingessato in frasi di maniera, qualche volta con errori. Leggero. Si scriveva nell'Ottocento con quella I di troppo che nessuno ha mai tolto. Inesorabile rigidità della musica. Neppure gli errori di ortografia si osa correggere. E diviene un vezzo lasciare tutto com'è, nel delirio di un'ammirabile e rigida precisione. Quel a mezza voce arriva dopo un diminuendo ritenuto. Ora, ritenuto è espressione enigmatica che ogni pianista crede di poter interpretare come gli pare. Molti pensano sia sinonimo di rallentare, ma non è così. Niccolò Tommaseo fu più preciso, scrisse «tiene luogo di rallentato, se non che ha qualche affinità con stentato». Non sapevo di questa definizione del Tommaseo. Me ne parlò una sera a Courtauld, in un ristorante di Siena. Non so dire che anno fosse. È come se avessi consegnato la storia della musica e i miei ricordi, ma con un po' di perfidia li avessi privato di un ordine cronologico. E che sia la storia della musica a ordinarseli da sé. Esagero?
No, non esagero affatto. Però Courtauld mi aveva detto che... Però Courtauld mi aveva detto, con quel francese perfetto di chi forse non si è mai dimenticato di essere svizzero, un vostro dizionario ottocentesco mi ha regalato l'immagine più nitida della parola ritenuto, che ha qualche affinità con stentato. Certo, bisogna stentare, stentare senza dare la sensazione che lo si riesca a stento. Ma non è affare da poco trasferire tutto questo sulle 10 dita, appesantirle quanto basta per dare una sensazione di stanchezza, che non sia però troppo vicina all'imperizia e dunque apparire sgradevole e deludente. Ma l'esitante ritenuto rischia, tra i pianisti che credono troppo alle leggende romantiche, di trasformarsi in un'arma impropria, in un rallentio del pensiero, quasi a voler tenere sospeso l'ascoltatore. Certo, a Salisburgo quel giorno non pensai affatto a tutte queste cose. Non immaginavo neppure che la quarta ballata, opera 52 in fa diesis minore di Chopin, sarebbe diventata per me una vera ossessione, una lingua sconosciuta che mi ha rivelato un mondo che prima non decifravo. E neppure potevo immaginare che esistevano due finali diversi e in questo spazio, tra queste pagine diverse, io potessi rileggere la mia vita, forse quella di Chopin, e forse ancora di più, che avrei potuto intravedere, scorgere a fatica la fine di un'epoca, di cui io posso essere un'ultima propaggine, un'appendice sbiadita che non continuerà.